questo è il movimento. Sono, guardate che noi possiamo morire, noi non dobbiamo un cazzo a nessuno, possiamo morire, riprenderci, e se è una vita che abbiamo passato e abbiamo subito calunnie, minacce, qualsiasi cosa, noi ci saremo qui, ci saremo sempre e andremo avanti più coesi di prima, questa è la mia promessa. Io rimango un comediante, io non sono un capo, non sono un leader, rimango col mio cervello. Ho fatto una intervista con la Corea, con i coreani, sono venuti qua e hanno guardato, mi hanno guardato, mi hanno detto: ma lei è un leader? E ci ho detto: non lo so. E allora mi hanno fatto delle domande, i coreani vogliono sapere, e la cosa che li ha scioccati più di tutti è che noi abbiamo restituito dei soldi. Ha detto: ma com'è possibile? Noi non riusciamo a capire questa roba. E mi hanno chiesto di Roma, mi hanno chiesto delle Olimpiadi. Io vi dico una cosa, una volta le Olimpiadi fermavano le guerre, adesso le riaccendono tra noi. Non capiamo in questa trappola. Le Olimpiadi a Roma ce l'hanno tutti i giorni, ce l'ha il signor Otonello, 76 anni, che fa il salto in lungo della voragine sopra casa sua, ce l'ha la signora Pina che fa i 60 metri nel sottopasso allagato a farfalla tutte le mattine, fa gli 8 secondi e mezzo, ce l'ha il pattinaggio artistico sul guano. Ecco che cos'è oggi Roma. Quindi noi possiamo aver fatto qualche piccolo sbaglio, benissimo, benissimo, non siamo i professionisti hanno ridotto il paese in questa maniera, noi ci proviamo, e guardate che io ho le mie difficoltà, non sono un uomo perfetto, ho un cervello che un giorno pensa una cosa, un giorno pensa un'altra. Io sono venuto in questa terra, se ve lo ricordate, sono venuto a nuoto. Io vorrei dedicare questa serata a Gian Roberto, perché c'era anche lui sul canotto. E se guardate le immagini, la vera attraversata, la vera impresa l'ha fatta Gian Roberto, che non sapeva nuotare. Era lì sul canotto che mi guardava terrorizzato. E io non potevo mettere la faccia di là, perché se lo vedevo ridevo e bevevo. Abbiamo fatto qualche cosa di cui ancora oggi ci stupiamo, non vediamo il risultato. E per qualche, magari qualche malignità, ma è possibile? Io non dormo. Io ho la gastrite cronica da 35 anni. No, aspetta! E allora non dormire per la gastrite mi fa diventare, mi aggiro per la stanza, penso, ripenso, è bellissima l'insonnia. Io non la tradisco con un libro, con la televisione, penso e mi guardo dentro, a volte non mi sopporto. E allora dalla mia gastrite è nato questo movimento. Se io fossi stato sano non nasceva un cazzo. Allora io vi do un benvenuto stasera. Adesso noi siamo stati i topi da laboratorio, noi siamo quelli che abbiamo sperimentato, e io voglio che voi ripensiate, almeno quelli che hanno l'età mia, dico politica, l'età mia, come ci sentivamo dentro, con i primi vaffanculo, con le prime raccolta firme, col dirlo agli altri. Era uno spirito straordinario che quelli della seconda generazione che arrivano adesso non lo sanno, perché non lo possono provare. Noi dobbiamo ripristinare quel sentimento lì in quelli che arrivano adesso, che è bellissimo. Siamo in una fase meravigliosa. Abbiamo protestato, abbiamo gridato la rabbia per le strade, abbiamo fatto un sacco di cose. Adesso dobbiamo organizzarci, adesso usciranno delle cose straordinarie, uscirà un regolamento che sarà votato subito dopo questa manifestazione, la prossima settimana faremo dei regolamenti. In televisione ci andrà chiunque abbia.
abbia da parlare di un argomento e basta. Gli argomenti si parlano in televisione e non si mandano le persone, si manda una persona qualsiasi che parla del nostro programma. Punto. Io perché mi incazzo? Io parto con un amore così grande che ce l'ha dato il figlio di Del Monaco. Il figlio di Del Monaco, questa canzone è stata scritta per Del Monaco. Mi ha chiamato lui in Spagna a fare la regia di un'opera lirica. Mi ha detto, voglio che tu possa interpretare questa cosa e farla quasi tua del movimento, del più grande tenore che abbia mai avuto questo paese. Abbiamo queste persone dietro. Quindi e oggi sono andato per la prima volta a Ballarò, quello vero. Il mercato fantastico, che pensavo mi gridassero tutto, perché voi siete peggio di me palermitani, voi gridate più di me, però gridate e mi gridavano, ho detto scappiamo, ho paura, invece erano complimenti, mi dicevano ti voglio bene, che cazzo, siete straordinari, questo è il Far West, c'è tutto, il contrario di tutto, siete un'isola ma non siete un'isola, siete autonoma ma non siete autonomi, chi cazzo siete voi? Allora, e nasce tutto da qua, nasce tutto da qua, Andreotti è nato qua, ha preso i voti qua con Salvo Lima, ma cosa di Berlusconi è nato qua, avete fatto nascere chiunque qua. E il 61 seggi li ho presi io qua. Allora, ma è il passato. Noi parleremo in questi due giorni di manifestazioni, io verrò dopo alla fine, parleremo di programmi, parleremo di energia, di economia circolare, sentirete dei professionisti che vanno in giro per il mondo, parleremo di megawatt, parleremo dell'economia dell'efficienza, parleremo della sobrietà. Dobbiamo tornare a una sana sobrietà, ma questi sono discorsi che vi farò dopo, se mi rimarrà la voce. Tirate giù i manifesti, tirate giù tutte quelle cose lì. Mamma, tranquilla, sono con gli onesti. Io non lo so, la mamma è a spacciare, è sempre così. Allora, io non mi sento. Noi dobbiamo, adesso dovete stare molto attenti a chi parla bene del movimento, state molto attenti e guardate che se noi con tutto questo casino che ci hanno fatto sopra abbiamo perso un punto o due, vuol dire che c'è una cosa che sta succedendo, vuol dire che quelle trasmissioni e quei giornali li leggiamo solo noi, perché la maggior parte degli italiani se ne strabatte i coglioni di quella roba lì. Siamo i clienti e i fornitori, siamo dentro un circolo e vi garantisco che se io avevo fatto un piccolo passo indietro, con Gian Roberto ci eravamo messi d'accordo, Gian Roberto era un grande organizzatore, mi manca, lo sentivo 5 volte al giorno per 10 anni, è chiaro che mi manca e manca a tutti. Eravamo due sognatori, lui ci ha lasciato la salute e la vita, io ce l'ho, ce l'ha, però io resisto, ma da soli, col movimento che diventa enorme, non ce la potremo fare da soli e continuiamo a fare così. E allora mi dicono, ma allora sei rientrato, non hai fatto un passo al lato, sei rientrato? Sì, sono rientrato! Bene, noi ci vediamo alla fine, godetevi questo bellissimo passaggio e questa carrellata di civiltà. Grazie a tutti.